Ciao da Francesco di portierecalcio.it. Facciamo questo esperimento. Questo potrebbe essere un nuovo format in cui affronto dei temi legati ovviamente al mondo dei portieri, cercando di dare delle informazioni un po' più approfondite. Non farò nulla che possa essere eccessivamente lungo, pesante da ascoltare. Quindi delle interessanti notizie con alcune riflessioni su quelli che sono e potrebbero essere gli argomenti più interessanti del momento riguardo al nostro mondo. In questo episodio, chiamiamolo così, voglio parlare della questione legata ai portieri del Cagliari, che sono Cragno e Vicario. Vicario è all'Empoli, ma in realtà è di proprietà della squadra sarda. Abbiamo già più volte parlato durante le nostre live su Twitch o sul nostro gruppo Telegram della questione, e rispetto a qualche settimana fa la situazione non si è evoluta se non sul campo, perché ovviamente il futuro dei due portieri dipenderà quasi esclusivamente dalla salvezza del Cagliari stesso. L'Empoli diciamo che è salvo, ma in realtà nelle ultime partite, se non sbaglio, come ho segnato, non vince da 14 partite al momento in cui registro questo video, e ha fatto soli 7 punti in queste 14. Quindi da una situazione di tranquillità assoluta adesso è in leggero affanno, però dovrebbe salvarsi. Poi magari non succede, questo quello che sto dicendo potrebbe essere usato contro di me. Però vediamo qual è la situazione dei due ragazzi. Allora, Cragno è il portiere al momento del Cagliari, ha rinnovato la scorsa stagione, ha un contratto in scadenza nel 2024, esattamente come Vicario. Cambia l'ingaggio perché Cragno percepisce al momento 1 milione di euro. E Vicario 600.000 euro. Queste informazioni sono abbastanza precise, però non possono essere considerate ufficiali a tutti gli effetti. Quello che cambia è il valore di mercato, perché Cragno viene valutato attualmente 14-15 milioni, mentre Vicario 5, sicuramente con un cartellino in aumento di valore rispetto a soli 12 mesi fa. Quindi, da un punto di vista prettamente economico, potrebbe convenire al Cagliari cedere il portiere toscano, in questo caso Cragno, che è toscano, perché guadagnerebbe di più. Cragno fu preso nel 2014 dal Brescia per 1.600.000 euro, mentre Vicario arriva dal Venezia e fu pagato 2 milioni di euro. Già questo è sufficiente per rendersi conto di quanto per Giulini, presidente del Cagliari, sia più conveniente a livello finanziario vendere Cragno piuttosto che Vicario, perché Cragno ha già raggiunto probabilmente il suo massimo, anche se era arrivato forse intorno ai 20 dopo il rinnovo, comunque nel migliore momento, nel suo momento migliore. Però diciamo che Cragno è già ai massimi in una società come quella sarda, mentre Vicario potrebbe salire di valore. Quindi io ho realizzato, mi sono preparato, ho studiato un foglio qua, adesso non lo vedete perché ci sono le luci, ma con degli scenari, cioè con il Cagliari salvo e col Cagliari retrocesso. È normale che nel caso in cui il Cagliari dovesse retrocedere, entrambe le soluzioni di permanenza sarebbero difficilmente percorribili, se non per una scelta dei ragazzi di restare in Sardegna. Questo ovviamente non si può escludere in senso assoluto, però Cragno, che nel giro della nazionale difficilmente resterebbe in B. Lo stesso potrebbe essere per Vicario, perché potrebbe essere comunque un rallentamento o un percorso di crescita professionale evidente nel corso di questa stagione. Quindi, in caso di permanenza in Serie A, quali sono gli scenari che io ho valutato? Consideriamo che dalle notizie di mercato, dalla stampa, dai giornali, siti web, televisione, circolate nel corso di queste settimane e mesi, Cragno sarebbe cercato in maniera più o meno forte da Napoli, Torino, Fiorentina e Lazio, Vicario dal Napoli e dalla Fiorentina. Partiamo da Vicario, che in questo momento non sta giocando a Cagliari, ma ad Empoli. L'Empoli ha un diritto di riscatto fissato a 10 milioni.
soldi che ovviamente la squadra toscana non ha o potrebbe avere, però non farebbe mai un investimento così oneroso, solo però che potrebbe intervenire una squadra terza a preaccordarsi con l'Empoli e acquistare un prezzo leggermente maggiorato rispetto ai 10 milioni, consentendo quindi un guadagno agli empolesi. Qual è questa società? È la Fiorentina. La Fiorentina perché ha già un giro di giocatori in prestito, in questo momento se non sbaglio, l'ho segnato, sono Benassi e Zurkowski che sono in prestito all'Empoli. Quindi potrebbe succedere proprio questo, cioè potrebbero accordarsi per un conguaglio in euro e giocatori, una formula decisa tra le due parti che possa andare bene sia all'Empoli che alla Fiorentina. Quindi non sottovalutiamo questa ipotesi. Ricordando la situazione di Drongoski in uscita proprio da Firenze, la quasi certa permanenza di Terracciano, che non avrebbe nessun problema a restare a Firenze e fare il secondo a un portiere più giovane ma di maggiori prospettive, quali può essere Vicario. L'altro nome è il Napoli, si sa che c'è questa situazione legata a Meretti, incertezza, Ospina, quindi è tutto molto, secondo me, molto complicato riguardo la pista Napoli, perché Napoli in Champions con un portiere come Vicario titolare o affiancarlo a Meret in una situazione che ad oggi a me non sembra molto credibile. Passiamo a Cragno, dicevo prima, Napoli, Torino, Fiorentina e Lazio. Napoli vale quanto appena detto per Vicario, anche se Cragno comunque non ha mai giocato in Europa, quindi a livello internazionale non ha questa grande esperienza, però è un po' più grande, un po' più formato, anche se passare da Meret o Spina a Cragno non lo so, non mi convince la soluzione, e la coppia Cragno-Meret neanche. Fiorentina vale quanto, no, non vale quanto detto per Vicario, però Cragno è di Firenze, tifoso della Fiorentina, non vorrei ricordare l'esperienza di Liano di Firenze, tifoso della Fiorentina, non andò benissimo, però la Fiorentina potrebbe essere un passo in avanti rispetto al Cagliari, tralasciando le grandissime squadre in questo momento non hanno bisogno. L'anno scorso, confermato da Battistini, ex portiere tra l'altro dell'Udinese e suo agente, è stato confermato un avvicinamento alla Roma prima che poi si prendesse Rui Patricio. È anche confermato una chiacchierata con il Torino, che secondo me ad oggi potrebbe essere la pista più calda, però la Fiorentina, soprattutto se andassi in Europa, per Cragno potrebbe essere un po' più allettante. La Lazio difficile, perché il cartellino, abbiamo detto, di Cragno è intorno ai 14-15 milioni, e sappiamo che Lotito ci pensa molto quando deve investire, quindi non lo so. Poi bisogna vedere il mercato della Lazio, però secondo me ci sono soluzioni più adatte a Lotito che si presenteranno nelle prossime settimane e mesi. Chi potrebbe sostituire Cragno al Cagliari qualora andasse via? C'erano ipotesi strambe tipo Udero, ho letto proprio in questi giorni, ma mi sembra francamente, io resto sempre sul nome di Sirigu, adesso ci arriviamo. Quindi logica, secondo me ad oggi qualora Cragno venisse ceduto, diamo un po' più forte il Torino e dietro la Fiorentina. Se Vicario fosse ceduto, darei forte la Fiorentina. Ma esiste anche l'ipotesi che Cragno vada via e Vicario faccia il titolare a Cagliari. Cioè Giulini non si privi di tutti e due, soprattutto in un'ottica di maggior profitto futuribile legato proprio a Vicario, il cui cartellino potrebbe aumentare ancora di più nel corso della prossima stagione, sempre col Cagliari. Quindi logica, come detto, Cragno va via e Vicario fa il portiere del Cagliari. Se dovessero andare entrambi via, perché non escludo l'ipotesi Sirigu, perché Sirigu è comunque a rischio col Genoa, a rischio retrocessione. Se il Genoa retrocedesse, certamente Sirigu lascerebbe la Liguria, ha la possibilità di rinnovare per un altro anno, cosa che potrebbe fare in caso di salvezza. Il Genoa però ha Semper, adesso non mi ricordo come si pronuncia, che è rampa di lancio. Cioè, Semper ha fatto il portiere titolare nel Chievo l'ultimo anno di Serie A, ha dimostrato di poter
già giocare in Serie A è un prospetto molto interessante. Quindi la possibilità che Siri Gusardo possa andare a chiudere la carriera proprio lì dove non ha mai giocato non è del tutto da escludere. Già se ne era parlato nel corso dello scorso mercato estivo, perché Cragno poteva andare via, quindi c'era questa situazione che secondo me potrebbe ripresentarsi. Non escluderei che Sirigu potesse accettare addirittura di andare a giocare in B con il Cagliari per risalire subito in Serie A, quindi chiudere la carriera, perché comunque Sirigu ha ancora qualche anno che può tranquillamente spendere sui campi da calcio, quindi non lo escluderei. Si era anche paventato, si starebbe paventando un'ipotesi di ritorno a Torino dopo essere andato via in malo modo per divergenze con Cairo. Recentemente si sono visti proprio durante la partita tra Genoa e Torino, si sono abbracciati, però mi sembra un capitolo chiuso, oltre al fatto che, detto del Cagliari, non escluderei che Sirigu possa andare a fare il secondo in una grande squadra, possa rientrare proprio in quell'idea Lazio costo zero, allo Tito piace tanto come ipotesi, no? Pensiamo proprio a Reina fatto nelle ultime stagioni. Quindi questo è il quadro al momento. Secondo me, ad oggi, Cragno cedibile, vicario Cagliari, però non si esclude nessuna ipotesi. Come avete visto, ci sono tante le opzioni sul tavolo, altre se ne potrebbero presentare a seguire col finale della stagione. Molto dipenderà da come terminerà la stagione del Cagliari, se si salverà, e quindi poi eventualmente vedremo. Spero che questi 10 minuti, 12 minuti siano stati piacevoli, interessanti, che vi abbiano potuto dare un quadro generale un po' più completo rispetto a quello che magari si sente, si legge sui siti web, dove magari ci sono due o tre righe e l'articolo viene completato, viene presentato come notizia, ma invece non è praticamente nulla. Quindi vi saluto e se volete commentare, commentate, lasciate la vostra opinione, mettete like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, perché la stragrande maggioranza di chi vede questi video non è iscritto al canale, e ovviamente venite su portierecalcio.it, il nostro sito e-commerce specializzato sui portieri, dove vendiamo guanti e abbigliamento specifico per il ruolo più bello del giuoco del calcio. Ciao!